Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark del Nerdy Shonen e oggi siamo di nuovo su Saint Row the Third. Voglio farvi vedere questa macchinetta che ho personalizzato, che partiva con un colore blu spento, era la Cosmos, e devo dire che mi è venuta piuttosto bene, magari durante il giorno la vedremo meglio. Comunque, andiamo a fare una missione che di sicuro sarà, spero almeno sia in sequenza con quello che è successo, ovvero che siamo riusciti a penetrare la rete dei Deckers nel mega scontro con il bestione dell'altra volta. Devo dire che però girando per la città mi sono già reso conto di una cosa: adesso girare senza problemi è più complicato, perché chiaramente, come avete visto, io ho già rigato la macchina, no, invece no, come avete visto ho messo anche il turbo. È stata messa la legge marziale e diciamo che è pieno di stag ovunque, e quindi sono piuttosto fastidiosi, lo dico già, ma non ci si può far niente. Già un paio di volte mi è capitato solo di camminare che sono stato sparato, quindi qua c'era un po' di Deckers, ma tanto frega cazzi. La polizia la lasciamo stare, che da questo momento la polizia veramente sono dei merdoni in confronto, perché sì, nel senso, sono molto più deboli rispetto agli stag, invece gli altri sono abbastanza forti, cioè dico gli stag perché hanno un minimo di resistenza in più. Però come faccio ad avere la notorietà che non ho fatto niente? Sto andando sempre di turbo perché così si va un po' più... No, cazzo, ho fatto una cagata. Ho messo anche il neon di un colore incredibilmente strano, però andava messo. Perché sì, se si vuole fare i tamari in piena regola bisogna mettere anche quello. E per chi non l'avesse capito, prima avevo lanciato una granata. Per quello che ho detto che ho fatto una cagata. Ma perché? Perché mai dovreste fare una roba del genere? Ah, comunque credo di aver messo la resistenza alla carrozzeria tipo a livelli enormi, quindi non ci sono più problemi per macchine che esplodono, che sono personalizzate. E quelle, sapete che cosa sono? Sono i gambizzatori. Gambizzatori che sono utili quasi. Non pienamente, ma servono sempre, possono sempre servire. Adesso secondo me sicuramente la macchina alla fine serve a poco nelle missioni principali. No, cazzo. Vabbè, dai, provo a passare di qua. Vedi, scorciatoia. Contromano. Ecco perché ho la notorietà. Poi si può potenziare anche il caddy, ma fa abbastanza cagare purtroppo. Intanto vi chiedo scusa se sentirete rumori di fondo, ma stanno... stanno facendo dei lavori fuori da casa mia, quindi c'è fastidio. Vi tuffo così? Ho capito cosa succede. Tanto in teoria devo... questa roba qua ti spezzi le mani a farlo, cioè anche volendo ti spezzi. Perfetto. Potevi essere un po' più stealth. Anzi, potevo, perché il personaggio è il mio, quindi. Aia. Damn door is locked from the inside. You're in a supply plane for the military. There has to be something you can use. Ho infiniti proiettili. How guarded is the cargo? Well, Stag doesn't skimp on people. Will there be any problems getting to the cockpit? Boh, i proiettili esplosivi ho già finito, mi sento già a posto. Però sti qua sono forti, sono più resistenti degli stag normali. Oh, ha, ha.
Ecco, ho aperto dall'altra parte. Praticamente ci sono dei prototipi di arma che vogliono usare anche contro di noi. Intanto però questi qua rollano come in Dark Souls, quindi... Ehi, ehi, sono caduto... Ah no, li posso prendere come ostaggio. Orca puttana. Mi sono incastrato proprio male, cioè non... Andiamoci di buona... questo. La peggiore. Sei esploso male? No. Oh. Cioè, gli ho sparato 3 volte in testa. O 2, non lo so. Anche qua, le... Per mettere i danni in più... Nelle armi hanno cannato. Cercando di mettere i danni comunque in questo gioco, hanno fatto un po' una cagata, ovvero quella che gli headshot non con tutte le armi uccidono. Ma se vado dentro, no. Ah, la... quest'arma qua è buona solo in un caso. Cioè, vedete, fa questo. C'è qualcuno? Ha raggio più che corto, ma fa poco. Almeno è veloce a caricarsi. Ehi, giovane. Chi ha sparato? Ma perché non riesco a mirare in questo momento? Oh, che fastidio, mamma mia. Ah, i comando sta. Cioè, il fucile d'assalto sta diventando... No, pistolazze. Cioè, in teoria ho i proiettili esplosivi, dovrei farli ballare come non mai. Aspetta, provo a fare un po' di danno. Buono, una è morto. Ci nascondiamo dietro al computer. Buono. Così non mi vede. Oh, non li sente, non li sente. Mamma mia, non li sentiva proprio. Più di così poi. Vai. Che caspita. Oh, mamma mia, che roba. Quanto forte però. Oops. Oh god, what did you do? Cockpit's gone, going to plan B. Gone? What do you mean gone? Qua succede il caos proprio. Adesso succede il caos. Se riusci... Bello perché solo io oscillo così, loro invece cecchini. Granata su un aereo. Oh, non la sentono, cos'è sta roba? Oh, non sentono i colpi. Cioè io ho l'arma potenziata al massimo e non sentono i colpi. Scappa dall'aereo senza uccidere. Ah, ecco, se non sbaglio adesso facciamo questo molto semplice. E vai giù. Ecco, se non sbaglio un'area della città diventerà lo schifo adesso. Oh god. Cioè, notate quanto sono duri questi cosi qua. Ecco.
Questo io. Seemed like a good idea at the time. Sì, però. Allora, chiariamo subito il gioco. Capisco che la mira possa non esserci in questo momento. Capisco. Però, cioè, sti qua non sentono i colpi, comando stanco. Oh, liscio. Mi sa che non dura a lungo. Aspetta che sia. Poi non posso mirare più di così, perché sì. Poi lo miri correttamente e non va. Oh, buono. Tu stavi bruciando. Vittol, no, è finita. Con la mira che c'è qua. Why does this shit always happen to me? Shit, that was close. Buono. 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 Bello, perché ogni singolo colpo che prendo, capisco che sono in aria, però non cioè è immirabile, è immirabile. No, se li devo distruggere è la fine. Ribadisco, se li devo... No, no, li devo uccidere, ma è la fine. Io non ce la faccio mica. In un 1 contro 1 vince il Vito. Oh, figa. Looks like I'm stealing a plane after all. Time to get the hell out of here. Or maybe I'll stick to tanks. Buono, dai. Fuck it! Woo-hoo-hoo! Buono, adesso cambiamo blindato così. I danni si azzerano. Dai. Il Crusader. Buono. Ah, se non sbaglio adesso è finito. È finito qua. No Saints in Steelport. E fa una bruttissima fine. Pum. Esatto, morto schiacciato male. Ecco, adesso guardate attentamente cosa succede. Avete visto? Si rialza gli zombie. Neanche la Umbrella di Resident Evil fa queste cose qua. Loro giravano con del gas. E adesso tutti sono trasformati così. E il quel coso là sonico, più avanti, nelle missioni con gli zombie, sarà la roba più utile che ci possa capitare. Adesso abbiamo questo veicolo, chiaro, però il ben sonico sarà l'arma più efficace, secondo me, contro gli zombie.
almeno per quanto ho giocato io. Poi, per dire, prima una volta ero qua, questi giovanotti mi hanno attaccato. Quindi non è passato troppo tempo, quindi direi che possiamo farne un altro. Vedete, attacco zombie, ma non lo farò, farò una remota possibilità. Quella macchina mi piace. We're waiting too long to go after Kilbane. I was thinking the same thing. Come to the broken shillelagh. We can all talk there. Legge. Boh, è carina. È molto tipo un po' vecchio. In fact, evidence of an alien invasion. Vabbè, la va già anche abbastanza forte. Poi si fanno i casini, allora. Alcune armi, alcune macchine, ribadisco, quando le puoi modificare sono molto più belle che come te le danno. In questo gioco è molto meglio andare di derapata, perché... Ah, se non sbaglio qua tanto è solo una... È solo un dialogo, è al bar, quindi è solo un dialogo. E si parla. Voglio Kilbane. You wanna hurt Kilbane? You gotta hurt his reputation. So what? We humiliate him? Can't we just kill the bastard? Non basta ucciderlo. No. Take Kilbane's mask and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. No, this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. Well, he's more scared of Angel than me. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Beh, vestito così di sicuro non metto paura. You don't look hot in the speedo. Mi tenuto da combattimento. Mm. Se non, questa potrebbe essere un... Questo secondo me è solo un dialogo. No. What? The RC gun. You'll need it to take control of the luchador's vehicle. Why not just shoot him? These are supposed to look like accidents, remember? Will I be able to use it from this high? Mm. Ecco, questa missioncina qua è difficile perché bisogna... Is Kilbane really that afraid of you? Questa ti permette di controllare... È difficile perché tu pensi, no, è facile controllare le macchine. Neanche un po', neanche un po'. E poi questa arma qua non è utile a zero nel resto del gioco. Ecco, vedete questa nuvolaccia adesso? Quella nuvolaccia che sto facendo... Quella lì. Ecco, lì ci sono gli zombie. Cioè, per dire, se io facessi... E non ci sono riuscito. Cioè, vedete, tranquillo, però, Kilbane, non ti sentare. Però prima o poi se non sbaglio lo affronteremo ancora. Se non sbaglio, eh. Magari se andassi più piano. Mad Mangler, huh? So running over a bunch of people is probably his hobby. Actually, he's pretty laid back. Fine, Roy. Vero, perché ci sono solo pedoni. Let's get to the press conf. Hey, what's wrong with this car? Buono, investi pedoni, 15 e non lo sto riuscendo a fare. Questa sfiducia nei confronti dei Saints mi deprime, perché c'è un'auto che sta investendo i pedoni, il professor Genki, e gli Stag a chi sparano? A noi. Vai al distributore di benzina. Eccoli qua. Eccoli qua gli incidenti. Non, chiaramente non devo uscire dal segnale, perché... Ah, schiantati contro. Mi sembrava... Puff! No. Buono, questi sono morti. Tra l'altro non è anche una mezza cintura... Che se cadono, eh. Mm.
Breaking news. Minutes ago, Mad Mangler Merle Roberts e il Luchador slated to complete... Ah, Luchador, come l'ha detto bene, ran over several pedestrians. Ha investito numerosi pedoni che hanno inserito in uno e stanno descrivendo quello che abbiamo appena fatto, ovvero abbiamo distrutto parecchia gente. This is Jane Valderrama with a breaking news report. Ecco, adesso faremo un'altra strage. This thing's pretty fun, Kenzie. Top board one night and threw it together. C'è qualcosa che spara. Electronics are good for that too. Wow. Questa è la solita statua di Steelport, tipo statua della libertà. Ci andremo anche su. Surprise. Dovrò prendere uno di questi, no? Le comanda una barca. Great! This boat's defective! I want my money back! Se non sbaglio devo schiantarmi, è molto semplice. Rovina la festa in spiaggia. What? Sabato! They promised me boating was safe! Boats, dangerous. Buono. Things. Not as dangerous as helicopters. Trash Can Teddy is on a sky tour of the city. How do you know all this shit? Know your enemy. Know yourself. Mm. Molto semplice, cioè non c'è da spiegarsi tanto. Abbiamo intanto 3 stelle. Sul cratere del sangue, quando due imbarcazioni a pochi minuti di distanza l'una dall'altra hanno perso il controllo su un molo nelle vicinanze, si è trattato di un'acrobazia. Nautica finita male o è stata una sorpresa del destino? Questo... No? Buono, preso. Buono. Elicottero, seguimi però! Questo, se non sbaglio, ci mettevo... Don't lose him. I won't. Vai. Buono, fatto. Andando in giù, l'ho preso. Well, that's done. There any more? I've saved the worst for last. E tenuto il peggio per ultimo, è il presidente. Perché sono tutti collaboratori quelli a cui l'ho fatto. Ha chiesto la protezione degli Stag, ha paura di Kilbane. Ah, andiamo a prenderci blindato, penso che gli Stag stiano per causare. Non ho letto. This just in. It was shades of the great una notizia appena giunta. Oggi molti hanno ripreso lo stage nel 2007 quando un guasto meccanico ha causato un fatale scontro aereo tra due elicotteri. Cittadini di Seaport, un consiglio, accostare subito tutto. Si fanno i danni. Però se riuscissi a mirare oggi. Ma se ne sono accorti? Santissima polenta. Vacca puttana, merda. Però c'è comunque un blindato. È fallo, tecnico. Isla di morte. Ma basta! È improbabile! Oh. It's good to be the king. I'll end this quickly. Oh la marosa. Adesso guarda, finisco le cose. Come ha fatto? A parte che non sono duri niente questi. Oh, non sono duri! Girati, cazzarola. Allora, quanti ce ne sono? Quanti ce n'erano?
Perché si è allontanato? Perché sto gioco è pieno di bug? A volte, sto gioco è pieno di bug. Dov'è il tizio? Boh, prendo questo qua che... Oh, è una roba indecente. È una roba indecente, non riesco a muovermi. Oh! Con i fucili distruggono le armi, basta! Guarda quanto poco tempo. E sono sbagliato io! Porca di quella troia, che cazzo è? Il suo è duro come la merda, perché... Dai, cazzo, sì! 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 Adesso missione fallita. Ladies and gentlemen, the Stillwater Butcher has graced us with their presence. You want to fight the best? Ecco. Fight me. Come si presenta in tutto lo stile. The best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match. The best is defending the world title 13 times in one night. The best is winning a last man standing match with two broken legs! Trust me, little Icarus. You're flying too close to the sun. Oh, my God. Quit being a bitch and put your mask up. Mi piace questo approccio. If you want to be broken by the walking apocalypse, I will gladly oblige you. Però Kilbane è un signore. Davanti alle telecamere non uccide. Non uccide, è un signore. Guardate quanti soldi stiamo prendendo. Incredibile, rispetto 27 più il bonus del 20. Perfetto. Adesso terminerò l'episodio qua. Per oggi, no, via il lanciaraggio, via subito. Comunque, l'episodio per oggi può finire qua. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.